Ciao a tutti amici di TecnoAndroid, sono Gianluca e oggi parliamo di un phablet davvero interessante, vale a dire Xiaomi Redmi Pro. Facciamo insieme l'unboxing. Allora ragazzi, procediamo con questo unboxing. Vediamo che la scatola è bianca, piuttosto semplice, lineare, come la casa cinese ci ha abituato da diversi anni a questa parte. Il terminale ha una qualità costruttiva eccezionale. Vediamo che i materiali sono metallici e vanno a riprendere poi in parte quelli di Samsung Galaxy S7 e forse anche quelli di iPhone 6S. Andiamo avanti, nel frattempo magari leviamo la pellicola e effettuiamo un'accensione per poter vedere la velocità di avvio. Mettiamo il telefono qui. Procediamo avanti e vediamo che cosa c'è ancora in dotazione. Abbiamo una garanzia, naturalmente scritta in cinese, e la graffetta per poter aprire l'alloggio micro SIM e nano SIM, scusate, nano SIM, micro SIM perché è intercambiabile, dual SIM e anche micro SD. Ancora troviamo un cavetto USB Type-C, quindi nuova generazione. Troviamo anche il caricabatterie portatile, molto piccolino, presa a muro, ma purtroppo non c'è l'attacco europeo, l'attacco italiano. Questo è un attacco di tipo penso americano. Dunque, di conseguenza, bisognerà comprare anche poi un adattatore per poterlo attaccare a ricaricare a compresa a muro. Per quanto riguarda le cuffie, all'interno della confezione non sono presenti. Abbiamo visto che il dispositivo ha un avvio piuttosto veloce. Sblocchiamolo, ecco qui, prima accensione. Prima di concludere, parliamo delle specifiche tecniche. Allora, questo phablet che ha una dimensione, un display di 5,5 pollici che va a ricoprire il 72% del pannello anteriore, con una risoluzione Full HD 1920x1080 pixel e una densità di 401 ppi, è stato annunciato nel luglio 2016 ed è stato commercializzato a partire dal 6 agosto di quest'anno. Le dimensioni sono 151 mm per 76 mm per 8,2 mm di spessore. Il processore è un MediaTek MT6797T Helio X20, versione quindi standard perché il dispositivo è proposto in altre due versioni, la versione alta da 2,3 GHz con CPU Helio X25 o la versione limitata con CPU DecaCore da 2,5 GHz. Ripeto, anche questa è una CPU da DecaCore a 64 bit. GPU Mali T880 MP4, memoria interna da 32 GB per questa versione standard, è disponibile anche una da 64 GB e una da 128, 3 GB per la versione limitata e da 4 GB. Doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel con apertura focale da 2 e possibilità di registrare video fino alla risoluzione del Full HD a 30 fotogrammi per secondo. Fotocamera anteriore da 5 megapixel, anch'essa con apertura focale di 2 e possibilità di registrare video in Full HD. La batteria è integrata e, come vediamo, il dispositivo è una scocca unica, dunque di conseguenza non può essere rimossa la batteria ed è da 4050 mAh. Il dispositivo è inoltre disponibile nei colori oro, argento e grigio. Naturalmente la nostra versione è quella argentata. Per quanto riguarda il prezzo, ci troviamo intorno ai 275 euro. Per il test di questo dispositivo, comunque ringraziamo Honor Buy.
che ci ha permesso di testarlo. Bene, per questo video unboxing è tutto, ci vediamo alla video recensione, ciao a tutti!